Giulia e il leone. Venite al circo dove vive il grande, maestoso e assai temibile leone. Giulia stava leggendo una storia ed era appena arrivata alla parte preferita dal suo cane. Il direttore del circo ha rubato la corona al leone. «Non riesco a capire cosa ci sia scritto», disse Giulia al cane. «Le ultime parole sono tutte pasticciate. Questo non promette nulla di buono», pensò il cane. «Scusate», singhiozzò una voce dalla pagina. «È che non riesco a smettere di piangere». La voce era quella del leone. «Che succede, leone?» chiese Giulia, a cui non piaceva vedere qualcuno triste. «Il direttore del circo mi ha rapito nella giungla, ha preso il mio cappello da re e mi ha portato in questa storia. Senza il mio cappello da re non sono nessuno», disse il leone a Giulia. «Una volta ero il re della giungla, ora invece non faccio altro che girare in tondo». A Giulia non piacevano i finali tristi, così, senza pensarci due volte, si lanciò nella storia con un salto acrobatico, puntando dritto al direttore del circo. «Riavrai la tua corona, leone!» esclamò. «La corona!» strillò il direttore. «Ho preso la mia corona!» Ma gli acrobati erano più agili di Giulia e in un attimo la acciuffarono. Il cane era sconvolto. La sua padroncina era nei guai. Si fece coraggio, raccolse tutte le sue forze e la seguì con un balzo. Il cane distrasse gli acrobati mentre Giulia recuperava la corona. Giulia posò con cura la corona sulla testa del leone, facendolo risplendere di una luce dorata. Poi il leone sollevò Giulia con delicatezza, se la sistemò in groppa e fuggì dal circo a zampe levate. «Fermateli!» ordinò il direttore agli acrobati. «Dove stiamo andando, leone?» chiese Giulia. «A prendere il treno del circo!» rispose il leone. «Con quello potremo raggiungere la giungla!» Il leone corse verso il treno, mentre Giulia e il cane tenevano a bada gli inseguitori. «Chi guiderà il treno?» urlò Giulia al cane. «Nessuno di noi due ha la patente!» «Ma il leone, certo!» «Niente paura!» ruggì il leone trionfante. «Sono bravissimo a guidare! Ho fatto tanta pratica con la macchinina da clown!» «Via! Verso la giungla!» esclamò Giulia, mentre il treno sferragliava attraverso l'ultima pagina della storia del circo. Giù per i ripidi paragrafi, il treno sfrecciava lungo un percorso insidioso, infilandosi in mezzo al libro e sbucando dall'altra parte, aggirando frasi contorte e tuffandosi in gallerie buie, sempre più veloce finché... Un'improvvisa folata di vento scompigliò le pagine del libro di Giulia, capovolgendo il treno come sulle montagne russe. «Il mio cappello da re!» ruggì il leone. «Senza il mio cappello da re non sono nessuno!» Per una volta Giulia non sapeva cosa fare, ma il cane aveva visto qualcosa nascosto nella pagina. «Il cappello da macchinista!» «Non hai bisogno della corona, leone!» disse Giulia, sistemandogli il cappello sulla testa. «È ciò che hai dentro a renderti speciale e tu sei un macchinista coi fiocchi!» Ben presto Giulia, il cane e il leone avvistarono la giungla. Il formidabile re. «Non sono più il formidabile re», sospirò il leone quando lesse il titolo della sua storia. Ma in quel momento Giulia ebbe una grande idea. Salì in groppa al leone e cominciò ad aggiungere lettere. «Il formidabile tre». Le furbe scimmiette ne aggiunsero altre e il titolo diventò «Il formidabile treno». «Adesso la tua storia ha un nuovo inizio, leone!» esclamò Giulia. «E noi non vediamo l'ora di leggere come va a finire!» «Quanto mi piacciono le storie a lieto fine!» confidò Giulia al cane. «Compra il biglietto e salta sul treno della giungla!»